Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Prima di cominciare tutto vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanella e di lasciare un like. Ora stiamo facendo un attimo un test per vedere un attimo a quanto sto, 500 giocatori ancora in coda. Ho provato a selezionare il paese da Europa, il server da Europa a Asia. Guardate un po', 20 giocatori davanti a te, ma ci sono ancora degli giocatori. Quindi a questo punto fate quello che sto per fare adesso. Andate su prompt dei comandi, avviatelo come amministratore, scrivete ipconfig spazio slash mi sembra flushdns e fate invio, rivoliamo così una sorta di cachet. Poi una volta fatto chiudete prompt dei comandi, perché adesso andremo un attimo ad avviare di nuovo il gioco, ma questa volta nel server dell'Asia. Poi andate su esegui, scrivete percento temp percento, andiamo a cancellare un bel po' di immondizia, file che non ci servono. Facciamo così, riprovate se se il PC non ha cancellato tutti questi file, selezionateli tutti e ignorate. E va bene, non si sono cancellati. Adesso io vado a avviare di nuovo il gioco, ma questa volta con il server Asia. E vediamo se da 20 giocatori siamo direttamente entrati nel gioco, quindi già nel menu principale. Quindi connessione in corso. Oh, ricerca server di gioco in corso. Ah, ok, abbiamo fatto. Accesso in corso. Abbiamo fatto. Da 500 giocatori siamo arrivati a 20. Da 20 siamo arrivati nel menu principale. Ora non mi basta che settare video, settare l'audio e cose così. Se mi basta io faccio esco e ritorno proprio nella schermata. Cioè faccio esci là sotto in basso a destra. Eccolo qua, ragazzi, semplice. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi. Vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao, e mi raccomando, fai anche una riparazione del gioco per sicurezza. Si va sempre sulla rotella, analizza e ripara. Quindi schermata nera. Ah, ok, quindi ciao ragazzi, ciao.